Io lo sapevo sarebbe servito, e in effetti andiamo a vedere benissimo a cosa serve. Oggi andiamo a vedere come utilizzare il laser per fare delle dime a precisione. Laser, sigla. Ciao a tutti, bentornati sul canale, nel garage, e finalmente vediamo a cosa mi serve sto laser. Vi ho presentato il laser della Ortur, se non l'avete visto andate a vedervi il video nelle schede e in descrizione. Cosa utilizzo? Ovviamente per la falegnameria, oltre che tutti i disegnini e le cose. Ma cosa mi serve? Avete presente quando si fanno delle dime o si stampano dei disegni che facciamo sul computer e poi li attacchiamo con la carta, la colla, le mettiamo sopra il manufatto, cerchiamo di girarci intorno. Poi si stacca la carta o ci rimane la colla. Bene, niente di tutto questo. Io ho fatto due semplici cose. Uno, la dima tagliata sul compensato da 3-4 mm al laser, la piazzo sopra il pezzo, ci giro intorno con la fresa ed è finita lì. Oppure io vado direttamente sul pezzo, lo incido e ho tutto il mio disegno. Non devo mettere carta né niente. Perché sono arrivato a questa cosa qua? Perché se io devo stampare questo in particolare, che poi mi servirà per altri progetti che forse in futuro farò, questo qui sta su una 3. Voi potete dirmi, beh, stampa 2 a 4, li incolli assieme. Sì, ma poi si è tutto storto e deve essere preciso. E allora andiamo a vedere esattamente cosa fare con queste cose qua, come realizzarle e come utilizzarle. Un altro modo che ho per utilizzare il laser è per incidere il legno. Cosa significa? Che io non lo brucio, non lo taglio da parte a parte, ma lo segno solamente. E questa è la stessa cosa, a parer mio, di mettere il foglio di carta sopra il legno. Questi laser infatti nascono come incisori, non come taglio laser. Ed ecco cosa ho fatto la mia stessa dima che avete visto prima, qua sul legno. A questo punto cosa devo fare? Semplicemente fare i fori dove ci sono i buchi e ritagliare tutto qua intorno come se fosse un pezzo di carta. Il primo passaggio qual è? Dima, fresa a copiare, pezzo di legno. Io l'ho già sagomato un po', cosa meno faccio prima. Ma metto semplicemente la dima con il biadesivo sul mio pezzo di legno, la passo sulla fresa e ho il mio pezzo come dovrebbe essere.
Secondo caso, io ho fatto incidere al laser quello che devo fare sul mio pezzo, l'ho passato alla sega nastro lasciando un po' di bordo, come ho fatto per l'altro, d'altronde. E poi cosa faccio? Vado con una levigatrice a passarmi tutto il bordo fin quando non arrivo al mio segno. Ed ho fatto il mio pezzo. Semplicissimo. Adesso ok, eccoci qua, a fine delle lavorazioni la dima mi è servita, ho fatto due pezzi pressoché identici, anche se con tecniche diverse, e secondo me funziona, è valido, sicuramente è valida la dima fatta al laser, perché da qui non si scappa, meglio che i fogli sovrapposti e tutto quanto, come vi ho già detto prima. L'unico problema è che uno mi si è scheggiato qua, ma causa mia, causa perché ho usato un materiale e comunque fresato in modo che non dovevo fresare, ma sicuramente questi pezzi li rifarò magari in MDF o comunque vedrò perché mi serviranno per un progetto che sto seguendo da quasi un anno. Mi stanno arrivando tutte le componenti. Se non hai visto gli spoiler che ho messo nei vari video, vatti a vedere tutti i video così saprai cosa sto costruendo. Se l'hai già capito, scrivimelo nei commenti, altrimenti ci vediamo a un prossimo video. Ciao e buona giornata!